Sdraiamoci sul tappetino in cadavere savasana o shavasana. Proviamo a respirare dei respiri lunghi e profondi perché andiamo a vedere un twist, una torsione semplice molto utile per la nostra colonna vertebrale. Nello yoga crediamo che la salute passa attraverso la nostra colonna e quindi è fondamentale mantenerla flessibile, giovane il più possibile. Respiriamo profondamente. Poi, piano piano, accavalliamo una gamba sull'altra completamente, come se stessimo seduti. Apriamo le braccia a croce, quindi all'altezza delle spalle. Respiriamo profondamente. E poi ci dirigiamo verso il lato della gamba che sta sotto e giriamo lo sguardo dall'altra parte. Quindi cerchiamo di portare il ginocchio verso il basso, mantenendo ben attaccate a terra le spalle. Quindi se non ce la facciamo ad arrivare in basso, possiamo mettere un blocchetto sotto le ginocchia, lasciare a metà altezza, non ha importanza. La cosa più importante in questa posizione è rimanere ben attaccate a la schiena a terra, le spalle ben attaccate e guardare il lato opposto, quindi torcere praticamente la colonna vertebrale in vari punti. Respiriamo profondamente e proviamo a mandare il nostro respiro alla colonna, proviamo a mandare il nostro respiro in questa torsione. Piano piano poi torniamo al centro, portiamo le ginocchia al petto per rilassarci per qualche secondo, per riposare per qualche secondo e per respirare, magari possiamo anche muovere un po'. E poi accavalliamo l'altra gamba completamente, quindi il sotto del ginocchio sull'altro, braccia a croce e andiamo dall'altra parte. Respiriamo e guardiamo la spalla ben attaccata a terra e guardiamo il lato opposto. Cerchiamo di mantenere le spalle ben attaccate a terra. Respiri profondi e lunghi. Cerchiamo di sentire la torsione nella nostra spina dorsale, nella nostra colonna vertebrale. Respira profondamente e intensamente. Con ogni respiro cerchiamo di sentire sempre di più le spalle attaccate a terra e le gambe che scendono giù. Poi piano piano torniamo a centro, sciogliamo le gambe, abbracciamo le ginocchia, portiamole al petto, respiriamo profondamente, se abbiamo bisogno possiamo dondolare un pochino, oppure allunghiamo piano piano le gambe verso terra e ci riposiamo così come siamo entrati in Shavasana, Savasana, posizione del cadavere. Respiriamo profondamente e sentiamo i benefici della colonna vertebrale, tutto il lavoro che abbiamo fatto, la nostra colonna vertebrale. Respiriamo. Namaste.